Buongiorno ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Allora, vediamo un po' che ci viene sulla Se pancia. vanno, vanno di fatto. Rotoliamo. Rocco ha fatto già un atto che. Madonna, è partito a Qui palla. siamo nella sala corsi, tutta specchi, poverino, Adesso pensavo mi qua, è rintronato, fosse secondo morto, è partito a palla davanti allo specchio e pensavo me. Ha ci fatto un fosse. frontale con lo specchio. Va bene, non è Rocco, sono che combina un Madonna. altro. Va bene, tutto a posto. Allora, ragazzi, siete pronti per andare in vacanza? Si sentirà un leggero, ma è l'aria condizionata. Sì, non rompete le scatole perché il rumore Tanto di si sente perché sottofondo. stiamo quasi urlando. Ragazzi, cioè non è che possiamo sempre rompere le palle appunto di tagliare l'aria condizionata, tagliare la musica, siamo in una palestra, quindi ascoltatevi il ronzio e non rompete le palle, ascoltate la Ecco. nostra voce. Tanto si sente perché Vi stiamo diciamo urlando cose più praticamente. interessanti, esatto. Allora, siete pronti per andare in vacanza? Siete già in vacanza, ci dovete andare a luglio, ad agosto, cosa dovete fare? Siete in forma? Siete in forma? Non si sa. Allora, oggi parliamo di cosa, Alberto? Parliamo di come gestire la forma nel periodo delle vacanze, che può essere di una, due, tre, quattro settimane. Poi c'è chi fa anche 2 o 3 mesi di vacanza, però Beato lui, beato beato, lei. Io li beato lui. facevo, li ho fatti. Quando ero ragazzina, finivo la scuola, mi portava a Forte dei Marmi e rientravo il giorno prima di entrare Una a scuola. volta era Una diverso quando volta. c'erano le vacanze estive, si stava proprio in vacanza per 3 mesi Sì, addirittura. 3 mesi, 3 mesi e mezzo. Però gestire la forma bisogna vedere in che condizioni andate in vacanza, perché prima dovete arrivare in forma e poi dovete gestirla nel periodo di vacanza. Esatto. Sì, perché purtroppo la gente ha questo falso mito che deve andare in vacanza e una settimana si mette in forma. Non mangia per magari un mese, si iscrive in palestra, cosa che non ha fatto tutto l'anno. Allora, vi ammazzate ragazzi, vi stressate a mille e senza raggiungere poi Sì, i pretendono di avere risultati in un mese quando ci vogliono magari mesi e addirittura anni. anni. Esatto. Però tendenzialmente chi la forma ce l'ha perché ha fatto il suo dovere durante l'anno, cioè si è allenato, è stato a regime, è una persona che comunque ci tiene alla propria linea, a volte cosa succede? Ci si trova ad andare in vacanza, tipo noi tra una settimana nevicherà, giallo, no, giallo perché andiamo in montagna quindi può darsi che nevichi, ma dico nevicherà giallo perché non so quanti mila anni è che non si va in vacanza. L'ultima Vabbè. volta dove siamo andati? Dove siamo andati? Siamo andati alle Seychelles, Bahamas, alle Bahamas. Bahamas, bene. Mi ricordo che anno era, Una forse decina d'anni fa. No, no, abbiamo fatto dei bei viaggi, però insomma gareggiando è sempre. I nostri viaggi erano in gara. Vabbè, tornando al discorso montagna, noi andremo in montagna. Ed effettivamente non ci saranno palestre in giro dove saremo noi. E quindi cosa facciamo? non Non ci facciamo più niente. alleniamo per una settimana, mettiamo su 10 kg, mangiamo un po' di maiali, torniamo e rotoliamo. No, allora direi una cosa, allora, che se voi fate una vacanza di una settimana ci può anche stare che magari vi prendete una settimana di pausa e in quella settimana vi volete rilassare, non fate niente e in quel caso lì per una settimana i danni sono limitati, ok? Non succede niente, però se la vacanza è più lunga, allora cominciamo a fare 2, 3, 4 settimane, allora lì sarebbe il caso di intervenire Sì, non magari. succede niente se non mangiate come dei Certo, bisonti, certo. perché ragazzi, se mangiate come dei maiali, dopo il terzo giorno diventate grassi, anche se vi siete allenati tutto l'anno. Se mangiate robe spropositate, quindi comunque cercate di non sfogarvi, mangiate, Ma io parlavo rilassate. in termini di allenamento, non di Sì, di alimentazione. allenamento in una settimana non succede niente, anzi magari Magari aiuta, recuperate. esatto, a recuperare di più. Però è anche vero che chi ama stare in forma lo fa un po' come uno stile di vita. Cioè è essenziale, come è per noi, sentirsi bene e lavorare con i muscoli quotidianamente. Quindi ci sono delle alternative, diciamo casalinghe,
che possono aiutarvi, non c'è bisogno di portarvi dietro una ombra di bilanciere. Sì, c'è gente che si porta dietro una palestra, ma è sufficiente magari qualche attrezzino? Sì, se fate una settimana, 10 giorni, bastano degli elastici, basta un TRX, basta un kettlebell. Un kettlebell, insomma, cose che vi mantengano, cioè che richiamino il sangue in pelle. Se siete in montagna, tanto le gambe le usate per fare dei bei trekking, perché esatto, camminate. Camminare. Se siete al mare potete nuotare, giocare a tennis, certo, fare dello sport alternativo. Quindi ormai diciamo che dire che non siete riusciti a fare niente, che siete saliti tra poltrona e letto tutto il giorno. Perché non si vuole fare. Perché niente. Non avete voglia, allora, se avete voglia va bene così, se la vostra vacanza è quella va bene così. Sì. Ma se vi fate le menate perché non avete la palestra e non sapete come fare, allora ci sono diverse alternative. Ci si può allenare con gli elastici, loop band, oppure vabbè, i classici elastici. Lo loop band sono praticamente quelli che sono elastici rotondi. Rotondi, che secondo me sono tra i migliori perché ti permettono di lavorare e agganciare l'elastico da tutte le parti. Ci sono di diverse, tensioni, vanno dai 5 ai 45 ai 60 kg. Cercate una tensione ovviamente media, poi in base in relazione a quello che dovete fare. Certo. Poi c'è la possibilità di allenarsi anche a corpo libero, tra l'altro. E poi, vabbè, magari due manubrietti possono anche sufficienti. Beh, noi l'anno scorso avevamo fatto, proprio nel periodo estivo, un video settimanale con delle sfide di allenamenti di coppia, ti ricordi? Sì, sì, sì. Sì. C'è un folletto tra loro. Avevamo fatto queste sfide, andatevele a vedere, perché abbiamo proposto degli esercizi da fare in coppia veramente tosti, cioè no robetta da casa, allenamenti tosti. Quelle sono delle cose che potete fare se siete in due, usare il corpo dell'altro un po' come sovraccarico, no? Quindi andatevi a guardare, l'anno scorso abbiamo fatto, quindi cercate un po' nei video, li trovate. Sono, si chiamano sfida. Adesso non ricordo, sì, comunque ne abbiamo fatti diversi. E ovviamente ne faremo altrettanti settimana prossima quando andremo in montagna. Così vi diamo degli spunti eventualmente. Esatto, se avete bisogno di vedere qualcosa effettivamente di come si fanno determinati esercizi con gli elastici, certo, con quello che avete, ve lo facciamo vedere. E ovviamente se avete degli attrezzi alternativi e non sapete come usarli, scrivetecelo qui nei commenti. Si possono usare un sacco, si possono tra virgolette utilizzare delle bottiglie d'acqua, ok? No, si può utilizzare. Se siete al mare, le bottiglie d'acqua le riempite di sabbia, esatto, o di ghiaietto, e diventano dei bei manubri, ragazzi. Assolutamente. O anche i secchi. Anche i secchi, secchi, sì, sì. Sovraccarichi comunque hanno un secco, è arrivato il foglietto. Queste sono alcuni attrezzi che si possono trovare in casa, cioè si può utilizzare una sedia magari per fare delle flessioni per i tricipiti, certo. Si possono usare magari un divano per appoggiare la gamba dietro e fare, non so, degli affondi, si possono fare un sacco di cose, basta avere un pochettino di inventiva. Se siete in un posto dove ci sono delle scale, ragazzi. Ci sono il condominio. Esatto. A parte chi va magari nei resort, chi va negli hotel che hanno solo i mega ascensori, però anche negli hotel le scale ci sono. Ci sono. Fate quelle su e giù, una decina di volte. No? E poi ripeto, a seconda di dove siete voi in vacanza, ricordatevi che siete comunque all'aria aperta, la natura ci aiuta un po', no? Anche a fare fatica. Al mare, per quanto andate a correre sul lungomare, andate a correre sulla sabbia oppure nei suoi bagnasciuga. Esatto. Cioè, provate a farvi degli affondi sul bagnasciuga, ragazzi. Non è parliamo di cose intense, quindi la scusa che avete di non aver fatto niente è una scusa. Ormai sì, sono non solo più, ormai non c'è più
la scusa di non riuscire a fare qualcosa, perché ovvio in modo alternativo, ma che ogni tanto ci sta anche bene, perché anche la testa a volte ha bisogno un attimo di fare qualcosa di diverso. È un limitare i danni, tra virgolette, cioè certo. Allora, se è ovvio che vogliamo avere dei risultati oppure fare qualcosa di più specifico, allora è un altro discorso, però per mantenere quello che abbiamo fatto durante l'anno sono sufficienti questi esercizi, certo, con questi attrezzini si può fare tranquillamente un buon allenamento, secondo me. Noi parliamo a volte pensando da bodybuilder, no? Quindi è ovvio che noi necessitiamo della palestra, ma chi è un ragazzo, una ragazza normale che deve semplicemente tenersi in forma, non è che c'è bisogno per forza della palestra, in vacanza, no? Beh, abbiamo fatto un video quando è stato un po' di tempo fa, quello che abbiamo fatto al cucino con mio figlio, ragazzi, che è un allenamento con la corda e con due manubri, eppure ragazzi, tosto, e quello costruisce e ci dà un bel fisico. Andate a vedere anche quel video lì. Cioè, ci sono andati in bicicletta, cioè, ma ci sono milioni di cose. Quando si sta all'aria aperta, poi va bene, io sono una fanatica dello sport, amo le sensazioni che tutto lo sport ci dà, però fare sport all'aria aperta è una bella cosa. Cioè, siete al mare, siete in campagna, siete in montagna, prendetevi delle biciclette, andate a pedalare, fatevi anche solo delle belle passeggiate, camminate, guardate il bello di quello che avete intorno, no? Fate delle cose alternative. E poi, ovviamente, cioè, cercate di limitare i danni anche qua per quanto riguarda l'alimentazione. Ovvio, siete in vacanza, per cui cioè, non dovete fare cose pazzesche, oppure fare restrizioni pazzesche a livello di cibo, perché la vacanza fondamentalmente. Però magari non ammazzarvi dalla mattina alla sera di cibo, tenete un pasto magari libero e poi gli altri cercate di regolarli e stare ovviamente in linea con l'alimentazione che magari avete, e limitate i danni anche lì. Se no si può fare così, è una stupidata, però magari se mangiate un po' di più, aumentate un po' di più l'attività, cercate di bruciare di più. Sì, però questo è relativamente. Questo è l'errore, no? Mangiare di più e fare di meno. E allora certo, più grasso, certo. Forza. Se sei abituato a fare 100, fai 50 e mangi anche, è ovvio che il corpo cambia. Cioè, il corpo fa quello che noi gli diciamo di fare e vediamo. È una questione di ingressi e di uscite. Se mangio di più e faccio meno, allora sai che da qualche parte qualche cambiamento c'è. Però ripetiamo, ragazzi, in una settimana, a meno che veramente non facciate roba di folli, non succede, vi godetevi le vacanze, portatevi dietro quattro elastici, esatto. Muovetevi un po'. No, perché questo è un problema che ovviamente hanno un sacco di persone, perché mi dicono, non vado in vacanza, non ci sono palestre, non riesco a fare niente, e gli dicono, quanto stai via? Una settimana, dietro una settimana non succede niente, basta che stai attento con l'alimentazione, certo. Ti serve il recupero. Mi fanno, no, sto via 2-3 settimane, allora in quel caso lì magari portatevi dietro qualcosa per fare un po' di attività fisica. Allora, se siete in un hotel, ragazzi, ormai in qualunque hotel della terra, a meno che non andate in una pensione. Se non andate in un hotel, in qualunque paese, città della terra, ci sono le palestre. Però in alcuni paesini, non so, se vai giù in meridione, in alcuni paesini non ci sta, vi portate in paese. Esatto. Semplice. Sì, infatti. Comunque, la maniera per fare qualcosa c'è. Sì, basta volerlo. Esatto. Se chi vuole mantenersi in forma, chissà come mai, trova sempre un'alternativa. Ah, io ho provato a mantenermi in forma solo con gli elastici. Cioè, ovvio che poi non pretendevo di avere dei risultati pazzeschi, però mi aiutavano a mantenere e non peggiorare la situazione. Se per pochi giorni non succede niente. Ripeto, se siete tra quei fortunati che stanno in vacanza un mese, sceglietevi le vacanze giuste. Certo,
scegliete un posto dove c'è una palestra e fare attività fisica. Perché poi tendenzialmente chi fa queste cose sa anche poi rivendare, ma è difficile che chi fa mesi di vacanza sia uno sprovveduto, perché se ci tiene si informa prima le file. Ma poi dipende anche dal tipo di vacanza che fai, perché se fai una vacanza relax, allora magari sei in un villaggio, sei in un porto, trovi tutto, però se sono quelli che continuano a girare, allora lì avrai una cioè se cominciate a visitare più posti e siete sempre in giro, vabbè, già il fatto di essere sempre in giro è più stressante e fiducia di più, perché dipende dal tipo di vacanza. Più vi muovete potenzialmente, ma anche stare al sole a sudare a volte, asciugare, e il mare un po' con lo yoga, infatti yoga, il mare nero, cioè questo è quelle cose che non fate robe pazzesche, quando andavo sul Mar Rosso facevo snorkeling e il fatto di nuotare tutto il giorno mi mantenevo in forma, mi uccidevo, perché magari stavo 3-4 ore in acqua, certo. Comunque la possibilità c'era di stare in forma, basta volere. Certo. Voi nel frattempo iscrivetevi al nostro canale, ragazzi, perché ripetiamo che è gratuito, clic, basta fare così e diteci uno dove andate in vacanza, se avete voglia di venirci, due se siete già attrezzati, se avete la palestra vicino, se avete bisogno di qualche esercizio in particolare, perché ripeto, noi da non la prossima settimana, quella successiva, da 10 saremo qualche giorno lì in montagna e faremo un po' video, esatto, e vi faremo vedere un po' di cose, per cui magari se ci date degli input possiamo farveli vedere, certo. No? E magari ci iscrivono e noi vi facciamo vedere gli esercizi che ci richiedono, che volete vedere, esatto, come allenare magari i gruppi muscolari, esatto, o in coppia o da soli o con gli attrezzini. Va bene, direi che più o meno tutto. Qualche informazione l'abbiamo data. Sì, anche perché poi ultimamente la gente stanca, non ascolta tanti video. Ieri ho fatto un video di 13 minuti, si sono lamentati che avevo detto che era un video breve. Video breve, 16 minuti. Ho detto, intanto non c'era niente da ridere su quel video. Ma posto questo, perché un video di 16 minuti secondo voi è lungo. Perché se è lungo un video di 16 minuti, ragazzi, vuol dire che la vostra testa non è preparata per reggere, no, un discorso normale di una persona. Per cui facciamo dei video brevi, perché poi se no non lo guardo. Adesso faremo degli short un po' più lunghi, così siamo sicuri che li guardate fino in fondo, perché se no la gente si annoia, non guarda, questi dicono sempre le stesse cose, basta, vi abbiamo detto tutto, se avete bisogno scriveteci, ciao ragazzi, ciao.